Buon pomeriggio a tutti di nuovo, anche oggi siamo qui con il professor Pill per l'ultima sua lezione, l'ultimo suo intervento. E oggi continueremo sempre a parlare di microortaggi e della tecnica colturale da applicare ai microortaggi e in particolare parleremo, diciamo, il professore ci parlerà di mezzi di coltivazione, substrati di coltivazione, alternativi alla torba o alternativi a quelli di sintesi e ci parlerà anche di concimazione, di nutrizione di questi microortaggi e quindi scopriremo, diciamo, delle cose che sono molto interessanti per chi è interessato a coltivare questo tipo di questa nuova categoria di ortaggi. Per chi di voi fosse interessato, chi ci segue da casa è interessato a questo progetto, potete visitare il nostro sito web www.gustelbiodiverso.com e comunque potete contattarci anche tramite la nostra pagina Facebook, la pagina Facebook dell'associazione Ortinnova. Io ora cedo la parola subito al professor Pill. Grazie a tutti. Thank you again. Grazie ancora. First slide, please. First slide. Sorry. Yeah. So today I'm going to talk about growth media. Dei mezzi di coltura. And the word growth, the two words growth media and substrate are the same. Growth media or substrate. Queste due parole, cioè substrato e mezzi di coltura, sono equivalenti, nonché di concimazione. Questi sono gli argomenti di oggi. This is the outline. Questo è un po' lo schema degli argomenti che seguirò oggi. In primo luogo vi parlerò dei contenitori per i microortaggi, poi vi parlerò della torba e della perlite, della concimazione per i microortaggi e poi altri mezzi di coltura fuori suolo. Le proprietà fisiche dei mezzi di coltura e infine le colture idroponiche. Next slide, please. The traditional containers I contenitori tradizionali are too deep sono troppo profondi per i microortaggi. So in Jamaica, quindi in Giamaica io ho the flats tagliato so that they are about i contenitori tall. In modo tale da arrivare a una profondità di 2 cm. Now, these flats are quite expensive, questi contenitori sono abbastanza costosi, especially for Jamaican growers, in particolare per i produttori giamaicani. And so one option I quindi una delle opzioni was to create a frame è stata quella out of wood, di creare una struttura sempre con una profondità di 2 cm, poi foderarla con un foglio di plastica. E questo può essere utilizzato ripetutamente. Quest'anno, per la prima volta, hanno sviluppato un vassoio a multifila, le cui dimensioni sono 27,4 cm per 54 cm per 3,3 cm e questo va bene. E la ragione fondamentale è che è più facile la raccolta, cioè invece quello standard ha una profondità di 6,6 cm, quindi decisamente troppo alto per la raccolta. Now, the growth media is i mezzi di coltura sono molto costosi, specialmente se si usa il Promix o altri. Quindi un'opzione è quella di usare questi due tipi di vassoi, cioè queste file qui e questa, diciamo, questo vassoio media, a spina piatta, a celletta.
parte. Quindi potete riempirlo con il mezzo di coltura o anche riempire l'altro col mezzo di coltura, in modo tale che i semi semplicemente vengano utilizzati con un minore utilizzo del mezzo di coltura. Perché ci sono due grossi costi costituiti proprio dai semi e dal mezzo di coltura. In questo modo si va a risparmiare. Now, the commercial grower I have been working I produttori con i quali ho lavorato uses troughs usano anche i trogoli filled with peat light riempiti for growing microgreens. Con canalette, in realtà, sì, delle canalette che vengono riempite con torba e perlite. And very nicely, these troughs queste canalette sono sufficientemente ampie per contenere dei vassoi. E la cosa simpatica è che si tratta di una canaletta idroponica e quindi le soluzioni nutritive possono fluire e verso il mezzo di coltura attraverso una sub-irrigazione del mezzo stesso di coltura. I mezzi di coltura più famosi, più diffusi, sono quelli torba perlite. E la parola viene anche tra l'altro è torba, muschio e stagno, più perlite e o vermiculite. Leet perlite? Vermiculite. Vermiculite. Okay. Next slide, please. All of the peat lights that I know of contain tutti i torba perlite contengono una carica nutritiva in cui sono appunto il concime già, diciamo, sono già concimati dal produttore. Questo è un esempio della Repubblica Dominicana, già pronto. That's what it looks like. Ed ecco come appare, come si presenta. This is the one I use. Questo this è il prodotto che Canada. Io utilizzo, di origine canadese. And it does come in this peculiar unit, ovviamente usano l'unità di misura dei piedi cubici, 3,8. This is a compressed questo è una balla compressa. And when it's decompressed, e quando viene decompressa, raddoppia il suo volume. Ci sono moltissime marche di torba e perlite. Many brands of the peat lights, and they do vary in their physical composition. E variano anche nella composizione by fisica. I mean quando parlo di fisica io parlo della dimensione dei grani e anche nel livello di concimazione. And lately, e infine these manufacturers questi produttori hanno aggiunto dei materiali biologici. One contains Bacillus uno subtilis, contiene which is dei nutritivi particolari che hanno una particolare efficacia contro and patogeni del suolo mycorrhizae, e altri anche vascular mycorrhizae, you know, can you repeat this one? Micro? Vesicular. Le micorrize, sì, yes. Le micorrize sono dei funghi che antipatogeni. And mycorrhizae are primarily to promote e le micorrize sono soprattutto importanti per promuovere la produzione di fosforo e anche per ridurre lo stress dai danni della pianta. Now,
The nice thing about peat lights is that una they cosa are importante standard, su which torba, muschio, è importante che people working in, Italy, le persone France, che lavorano in Italia England, o in Francia o in Inghilterra o in America usano gli stessi mezzi di coltura e quindi si possono sviluppare dei protocolli di coltivazione. Ci dovrebbe essere una certa uniformità indipendentemente dal posto in cui lo si acquisti, sebbene recentemente sia stato pubblicato un articolo in cui si parlava di campioni provenienti da diversi da diverse aree in cui era stato utilizzato più o meno lo stesso campione e tuttavia erano state notate delle variazioni nel pH e in altri elementi. Un grosso problema è dovuto al fatto che i costi sono elevati. Ora, tutti questi contengono quello che io definisco la carica nutritiva, che è una concimazione pre-semina. Contengono infatti il solfato di calcio, cioè gesso, ed è molto importante perché il muschio di torba ha un pH di circa 3.5. So this raises the pH. Quindi questo aumenta but it also il pH supplies calcium e and sulfur. Fornisce anche calcio e, also solfato. Contain e poi il triplo superfosfato 0,460. E almeno in America però questi tre numeri sono le percentuali di azoto, di ossido di fosforo e ossido di potassio. Forse è esattamente la stessa cosa anche in Europa. C'era un movimento per cercare di cambiare questa formula. Many different poi trace ci sono mixes diversi mix di oligoelementi nel Micromax. So that provides all of the trace questo fornisce più o meno tutti i macronutrienti o gli oligoelementi e contengono anche nitrati di calcio o nitrato di potassio che sono estremamente solubili and so it's for a quick e quindi release of nitrogen as rilasciano molto velocemente l'azoto. And they all e poi abbiamo anche i tensioattivi, which is short for surface acting agent, cioè un agente superficiale attivo. One of the problems with è uno dei problemi del muschio di torba è che quando secca può essere idrofobico. And so this helps o to wet anche impermeabile, ecco perché è importante utilizzare un tensioattivo. Ora, una delle cose che noi dobbiamo fare è creare nuovi mezzi, dalla posidonia per esempio o altri, questi nutrienti non saranno presenti. Quindi io sto conducendo un progetto che è in corso in cui si prevede di utilizzare questi elementi nutritivi in mezzi fuori dal suolo, in fuori suolo, per vedere un po' qual è la differenza nella risposta. Allora, una volta che avete riempito il tappetino con i mezzi di coltura, noi possiamo vedere più o meno, indipendentemente dal tasso col quale li spargete, quello che io faccio è che prendo un vassoio vuoto e lo metto proprio sopra, schiaccio in modo tale che i semi penetrino nel substrato. È importante perché questo aumenta il contatto tra i mezzi e i semi, perché l'acqua si muove, quindi l'acqua di contatto
provoca un movimento. After this, quindi dopo questo, questa operazione, alcune persone vogliono anche spargere un altro substrato. C'è una domanda, secondo me non funziona. Noi abbiamo provato a fare questo, cioè gettare ulteriore substrato, ma abbiamo anche provato anche con uno strato di carta, ma non sembra che funzioni. Sì, la cosa importante è che i semi devono rimanere umidi, indipendentemente dal modo in cui lo facciate. I produttori con cui lavorano ha un sistema automatico che funziona per almeno 2 giorni fino alla germinazione del seme. Quindi mette i semi in superficie, è importante che venga mantenuto il seme così in umidità. Allora noi mettiamo una pellicola di plastica, ma non in superficie, a 10 cm di altezza. Uno dei problemi della pellicola di plastica è che ci sono le radiazioni del sole, quindi all'interno si crea una camera calda. Dunque, quello che io ho scoperto è che se si usa una torba perlite commerciale, non avete bisogno di concime, però la concimazione comunque stimola la crescita e quindi riduce anche i tempi di produzione. E l'elemento più importante è sicuramente l'azoto. Ora, di solito gli elementi nutritivi sono applicati nell'acqua di irrigazione. Questo è il termine che noi utilizziamo in America, cioè liquid feeding, alimentazione liquida, o fertigation, che significa fertirrigazione, cioè concimazione più irrigazione. Si può usare anche o un contenitore oppure un iniettore di concime. Il contenitore è un po' un grosso contenitore riempito di soluzione diluita, mentre l'iniettore prevede una soluzione più concentrata che viene poi nebulizzata sulle piante. Questo è un iniettore, è un portatile. Ci sono molte marche, ma la cosa che ci interessa a proposito di questo è che ha un tasso molto basso, da 1 a 50 a 1 a 500. Quest'anno invece, quest'altro invece è molto economico, più o meno 20-50 euro, 20-15 euro e va da 1 a 15, però ha un tasso di iniezione fisso. Con questo però avete questa rientranza qui che fa in modo che l'acqua venga accelerata e la pressione cada. Quindi c'è un sistema Venturi e la soluzione viene assorbita, quindi una parte di fertilizzante rispetto a 15 parti di acqua. Il problema è che questo tipo di soluzione deve essere continuamente rifornita, mentre invece nel primo caso avete una durata più lunga. Ok, per una coltura più veloce dei microortaggi si può aggiungere un fertilizzante, anzi un concime extra, al substrato solido. Si parla quindi di concimazione pre-semina. La concimazione pre-semina sarà illustrata nelle prossime diapositive prese da alcune ricerche oppure da biblioteche importanti. Questo in particolare prendeva in considerazione la rucola. Next slide, please.
E in questo caso io sto osservando la concimazione pre-semina, cioè io sto aggiungendo qualcosa al mezzo prima di seminare, e sto osservando alcune fonti di azoto: urea, nitrato di ammonio, NH4NO3, nitrato di calcio e solfato di ammonio. Io sapevo i risultati ancora prima di iniziare. È una cosa che tutti sappiamo. Sappiamo che l'azoto di ammonio quasi sempre diminuisce la crescita rispetto al nitrato di azoto. E ci sono altre proprietà. Quindi, per esempio, l'RX substrato, questo è più acido, questo è con base alcalina, e hanno diversi indici salini. Ed è basato su un valore di 100 per sodio. Questo vi dà un valore più elevato nel nitrato di calcio. Quindi dovete essere preoccupati soprattutto della conduttività elettrica, della salinità. Ok, next slide. Se diamo un'occhiata al peso fresco dei germogli in grammi per metri quadri, guardate giusto questa parte della tabella, potete vedere il nitrato di calcio ha la crescita migliore e il solfato di ammonio a 1890, la più bassa. Urea è diminuita e diluita nell'ammoniaca, nell'ammonio a 2258. Questo è uno degli effetti significativi. Guardate invece le concentrazioni di azoto rispetto al peso fresco del germoglio, milligrammi per litri di mezzo di coltura. Potete osservare che ancora una volta la coltura maggiore, la crescita maggiore era raggiunta qui con 2540, con il nitrato di ammonio. Il nitrato di calcio con 2000 e sembrava essere ottimale per la concimazione. Qual è la differenza tra il peso secco di quella colonna nell'altro? No, non c'era nessuna interruzione, giusto per mostrare, diciamo, gli effetti, i risultati più importanti. È molto importante sapere se dovete dissolvere il concime prima di aggiungerlo alla coltura, perché ovviamente se mettete un concime solido in un mezzo di coltura avrete dei puntini di fertilizzante un po' dappertutto, e la pianta non è magari in prossimità di quei puntini. Quindi potete vedere che dissolvendo il concime si ha un aumento. Stessa cosa per il nitrato di calcio, che è il migliore. Infatti vedete le concentrazioni di azoto, abbiamo i risultati migliori. Non ho inserito delle statistiche, anche se qui era in termini quadrati, con due punti di intersezione. Next slide. Poi ho osservato la concimazione dopo la semina. Questa è la fertirrigazione senza concimazione pre-semina. E in questo caso questa è una concimazione quotidiana per tre giorni, con acqua, semplice acqua, con 75 mg
azoto, scusate, con questo concime. Quindi è chiamato un concime generale ed è usato in molte colture. E potete osservare che circa 150 milligrammi per litri o parti per milioni, usate parti per milioni, ecco, si ottiene il risultato migliore. Però molti non accetterebbero una cosa del genere. E questo mostra l'aumento utilizzando il concime non specifico, generale. E quello che io suggerisco è qualcosa proprio nel mezzo, cioè tra, se state facendo questo tipo di concimazione, tra 75 e 150. E quindi con un'alimentazione costante, cioè quotidiana. Questo, adesso stiamo tornando un attimo indietro, a 0 parti per milioni di azoto, 75 ppm, 150 ppm. Potete vedere che c'è un aumento della crescita. Allora, questo è la slide in cui io unisco concime pre e post semina. Il controllo non ha ricevuto alcuna concimazione. Questo è proprio la nitrato di calcio pre semina e questa è l'abbreviazione di nitrato di calcio. Questo invece è soltanto con alimentazione liquida quotidiana post semina, quindi 150 mg di azoto per litro, quindi LF, cioè alimentazione liquida. Questa è la combinazione di CN e di LF, cioè questo e questo. E infine questo è quando io uso metà di quello e metà dell'altro insieme. La resa migliore è stata ottenuta con CN più LF. Però non penso che sia economico, perché dovete occuparvi anche di questo aspetto e anche dei problemi ambientali che possono derivare dalla perdita di elementi di azoto. Quindi veramente è necessaria ulteriore sperimentazione per individuare il sistema migliore. Okay, this is I guess this is the same paper. Penso che sia lo stesso articolo. E di nuovo osserviamo i semi non trattati, i semi pre-germinati. Questo è il peso fresco in grammi per metri quadri. The ones that are highlighted in yellow, la parte in giallo, sono indicati, diciamo, i valori migliori, con le crescite migliori. So I'm recommending, io raccomando, solution fertilization, cioè concimazione con soluzione, 150 mg di azoto per litro al giorno, oppure nitrato di calcio a 0,5, cioè 2000 mg di azoto per litro, più soltanto 75% di milligrammi di azoto. Ok, next, please. Ok, so I think everyone knows that. Io penso che tutti quanti sappiamo che il 100% di nitrato è la cosa migliore per quasi tutte le piante, ma ci sono delle piante, come per esempio l'azalea, il rododendro,
e altre. Cranberries, all kind, tutte kinds queste of crops piante that e colture hanno un ulteriore bisogno di azoto, di ammonio. Questo può essere tossico. Quindi il nitrato al 100% in questo caso per le piante. Questo tipo di piante è la soluzione migliore e io utilizzo un concime di tipo generale a 100-150, io suggerirei questo proprio essenzialmente per una questione economica. Nelle nostre ricerche abbiamo scoperto che l'indivia assorbe molto l'ammonio, quindi 75% di ammonio e 25% di nitrato. In questa maniera si può abbassare l'accumulo di nitriti. Yes, Francesco raises an interesting point. Francesco ha sollevato un punto molto interessante. Una grossa preoccupazione è proprio la concentrazione di nitrati. Usually high nitrates are considered bad for health. Può essere dannoso per la salute delle piante. C'è una malattia che si chiama Blue Baby. Where the blood supply is proprio come l'apporto di ossigeno viene ridotto a causa della concentrazione elevata di azoto, e i nitrati invece possono essere benefici per voi in altri studi. Quindi in realtà noi non conosciamo la risposta giusta perché c'è una sorta di contraddizione in letteratura. And of course, calcium nitrate leaches il nitrato di calcio può anche fuoriuscire, ci possono essere delle perdite perché è uno ione e che ha una carica elettrica, può diventare negativa, quindi negativa e negativa, cosa fanno? Li fanno abbassare. L'ammonio, d'altra parte, tende a attaccarsi nel momento dello scambio, e quindi negativo, e l'ammonio si attacca nel momento della carica negativa. E allora un'altra cosa importante è che nei mezzi fuori suolo non avete i microbi che consentono la nitrificazione, e quindi una volta che aggiungete l'ammonio a un mix fuori suolo tende a rimanere in quella forma originaria, mentre invece nel suolo normale ha una scissione nelle componenti, quindi attraverso un processo chiamato proprio di nitrificazione. Questa è una ricerca, un progetto condotto da uno dei miei studenti, realizzato nella casa di un produttore. Questo è molto importante. È importante avere dei produttori come amici che possono coadiuvare la ricerca universitaria. All'università non avrei potuto avere una cosa del genere, ma invece qui abbiamo riempito un'intera stanza. Vedete, i vari colori indicano diversi concimi, e quindi e ogni giorno lo studente si recava lì per controllare i vari tipi di concimi. E come dicevo prima, è importante avere un collaboratore produttore che sia interessato alla ricerca e che voglia migliorare anche la sua resa. Questo produttore in particolare è molto interessato. E basandosi su questa ricerca è riuscito a ottenere semi pre-germinati e quindi ha ottenuto anche grossi vantaggi. Next slide, please. So for liquid
Per quanto riguarda i due concimi che io raccomando, sono un concime non specifico, di tipo generale. Onestamente, io non ho controllato, non ho fatto altre analisi, però potete immaginare che tipo di esperimento dovrebbe essere se dovessi analizzare tutti i tipi di concime con le varie tipi formulazioni, quindi consiglio anche il nitrato di calcio. Ok, next slide, please. If you buy that 21520, se comprate il 21520, troverete una tabella sull'etichetta che vi mostra anche la concentrazione desiderata dopo la diluizione, naturalmente sempre in parti per milioni, e vi dirà quanto concime dovete mescolare al tasso di iniezione che voi selezionerete per ottenere un 100 ppm. Quindi potete osservare. Che vi dà anche la conduttività elettrica della soluzione. Potete osservare che il ppm dell'azoto aumenta esattamente come la conduttività elettrica. Date un'occhiata. Once per galloni. Io veramente non smetterò mai di sottolineare come siamo sciocchi in America rispetto al resto del mondo. Continuiamo a utilizzare once per galloni. Un'oncia è 28 grammi e il gallone è 3,8 litri. Anche in Gran Bretagna vengono utilizzate queste stupide unità di misura, quindi costantemente dobbiamo convertire pollici, piedi, galloni, yard, miglia, acri e così via, prima ancora di pubblicare un articolo. E il gallone americano è diverso dal gallone inglese o imperiale, quindi diventa ancora più complicato. E in Gran Bretagna comprate la benzina a litri, ma comprate birra con l'unità di misura inglese. Sarebbe molto più semplice dividere per 10 e usare il sistema metrico. Semplicemente vorrei esprimere la mia frustrazione in tal senso. E adesso parliamo della conduttività elettrica rispetto all'azoto, alla concentrazione di azoto in parti per milioni. Molti vogliono controllare la conduttività elettrica solamente per controllare la concentrazione di azoti. Molti hanno una guida blu all'interno dei concimi e il produttore deve osservare il colore blu della concentrazione dell'azoto del prodotto. Ok, next slide, please. I think we'll skip that one too. So basic stuff. Now, cost of substrate. Allora, parliamo adesso del costo dei substrati. This is something you have to do. È qualcosa che dovete considerare al fine di determinare il prezzo poi a cui venderete i microortaggi. Io uso questo esempio, scusate, anche questo è in in piedi cubici, ci sono 12,5 centimetri. Quindi un vassoio conterrà 0,13 piedi cubici o più o meno, dovete fare il calcolo in litri. Il Promix costa $28 a balla. Una balla di Promix andrà a riempire 59 vassoi, quindi il costo del substrato
per vassoio è di 0,47 centesimi. Ed ecco perché c'è una certa spinta a utilizzare substrati alternativi che siano più economici. Più o meno è 1,5 litri per substrato, cioè per vassoio. Quindi se facciamo il calcolo, 1,8 litri per vassoio. Which is just about half a gallon. Metà gallone. But I think it's gone up. This slide is a couple of years old. Però la diapositiva è un po' vecchia, più o meno 35 dollari. Questo è il prezzo americano. Poi quando si va in Giamaica si paga anche la tassa di importazione. E poi le alternative alla torba perlite. Next slide. Using soil as well, just some general things. Ora, alcune cose generali sui substrati fuori suolo. Soils in general are very variable. Terrici in genere hanno una grossa variabilità in base all'ubicazione. Quindi hanno anche una risposta variabile della pianta. But these soil substrates invece il substrato fuori suolo tende ad essere uniforme e di solito lo è. So that provides a big benefit. Quindi è estremamente benefico. E osserviamo alcune delle alternative che io ho osservato. Innanzitutto alla carta riciclata. E fortunatamente questa carta era, guardate il colore verdogno, no? Di solito è impregnato di sostanze di erba, cioè la chiamano idrosemina, cioè i semi, l'acqua e questo tipo di carta sono mischiati insieme, è un pacciame, e quindi ho preso un po' di questo. E poi anche il pacciame di fibra di legno. E gli studenti hanno cercato di coltivare la rucola in torba perlite, fibra di legno e fibra di carta. E osservate, la crescita nelle due fibre non è altrettanto buona come nella torba e la torba perlite. Infatti, osservate, torba perlite, la crescita migliore, la peggiore pacciame di carta e nel mezzo pacciame di fibra di legno. Si tratta di uno strato di materiale che sta sopra al suolo. È una sorta di barriera, riduce l'evaporazione e mantiene fresco il suolo. Anche questo è utilizzato come pacciame. In questo caso parliamo dei tronchi, dei fusti della pianta, non delle foglie. Non sappiamo però quali sono le specie. Ora, potete osservare che le radici non riuscivano a mettersi insieme, a mescolarsi, a penetrare la fibra del legno. E questo non va bene. E quindi la resa era molto scarsa. Guardate, questi sono semi germinati. E questi sono proprio i peli della radice, ma non riescono a entrare dentro, quindi stanno ancora sulla superficie. C'è qualcosa di tossico in queste fibre. Potrebbe anche essere il colorante che viene utilizzato. Penso che abbiamo bisogno di approfondire ulteriormente. Next slide. Okay, you can see that.
There was some compensation by c'è stata una certa compensazione attraverso l'uso del concime, ma non era sufficiente. And the same thing with wood fiber. Stessa cosa con la fibra di legno, veniva aumentata la crescita, ma non sufficientemente. Now another potential un altro mezzo di coltura potenziale può essere la fibra di cocco, all, detta anche fibra coir. Io ne ho un campione qui. Sono abbastanza simili quei due campioni e in realtà è la parte esteriore del guscio del cocco. In Giamaica noi abbiamo dovuto trovare una fornitura di fibra di cocco. Si può dire fibra di cocco o fibra coir. E vedete, questo uomo sta proprio grattando il guscio del cocco ed è molto pericoloso fare questa manovra. Poi bisognava molare proprio la fibra del cocco, raccogliere e molarla. And then we bought a truckload of this. E avevamo, l'abbiamo poi caricata, caricata su un camion. Now, if you buy commercial, quindi se comprate invece la fibra di cocco in commercio, it usually comes from Sri Lanka, normalmente or India. È di importazione dalla Sri Lanka inizialmente, quando veniva venduto, it had a high salt concentration. Aveva una concentrazione di sale molto elevata e molti produttori si lamentavano. E quindi è venuto fuori che ciò che dovete fare è quello di avere. To leach out the salt. Sì, dovete poi ridurre il mucchio di fibre e sbiancare la fibra di cocco prima di ridurla a mattoncini. You buy these bricks, aspetta. Put them in water okay, can you explain better? This leaching. There is con candeggiare in pratica. Ok, liscivazione della fibra di cocco. Sì, la liscivazione della fibra di cocco prima di impacchettarlo. Il sale è solubile e in questo caso abbiamo la liscivazione. Quindi il sodio e il cloro, perché il cocco cresce lungo la costa e quindi ovviamente viene influenzato dalla presenza dell'acqua marina. Questo però ha un'espansione di 6 volte, quindi una volta utilizzato si espande per 6 volte con l'idratazione. Io l'ho comprato nella Repubblica Dominicana, questo prodotto, e but the thing about coir, la cosa che ci interessa della fibra di cocco, un attimo torna indietro e vedete com'è carino e soprattutto come è piccolo, ecco, le particelle sono piccoline e marroni. Ma quest'altro invece, se lo osserviamo, invece questo era molto più rozzo, ruvido, e quindi c'è una proprietà fisica che varia a seconda della tipologia. Quindi quando si dice fibra di cocco, in realtà dovete capire bene che tipo di consistenza ha la fibra del cocco. Quindi abbiamo preso questo camion di fibra di cocco, l'abbiamo portato poi nel nostro stabilimento e poi lo volevamo setacciare. È un quarto di pollice più o meno la misura del setaccio. 8 mm più o meno. Quindi l'abbiamo setacciato. Questo, diciamo, quello che vedete sopra è quello grossolano e poi viene ridotto in particelle più piccole. Potete immaginare che questo non tratterrà altrettanto acqua, mentre invece quello più fine tratterrà più acqua. So
With the very coarse quindi material, con il materiale molto più grezzo, grossolano, mostly coarse okay, material, scusate, very good drainage. Allora abbiamo un ottimo drenaggio da reazione con il materiale più grossolano, pores, perché ci sono macro, i macropori, i macropori, i grossi pori, lead to drainage che and consentono il drenaggio and e la reazione, mentre invece i micropori, cioè quelli piccoli, consentono una maggiore ritenzione di acqua. Se mischiate i due potete avere entrambe le proprietà fisiche, cioè la trattenere l'acqua a reazione, ma al tempo stesso anche drenaggio e aereazione. Questo è un substrato per il peperone messicano cresciuto in una fibra di cocco al 100%, ma contiene un mix di particelle grossolane e sottili e sono trattate soprattutto nei sistemi idroponici, laddove i nutrienti sono forniti dalla fertirrigazione. Now, I was only there for 2 weeks, io sono stato lì soltanto per 2 settimane e quindi ho dovuto fare un esperimento molto veloce. Vedete, questo è il ravanello nel Promix. Qui abbiamo le particelle sottili di fibra di cocco senza concime. Qui invece con il concime, e qui invece l'80% di particelle fini, 20% di particelle grossolane, ma nessun concime. Invece nell'ultimo caso abbiamo nuovamente aggiunto il concime. Che cosa mostra l'immagine? Potete coltivare i microortaggi in sottrati fibre di cocco al 100% senza concime, perché il seme ha delle riserve alimentari, endospermi o cotiledoni, per fornire una crescita sufficiente per un tempo breve. Se questo esperimento dovesse durare più a lungo, allora ecco, con le prime fogliolette noi vedremmo che in questo caso avremo bisogno del concime. Uno dei problemi con questo produttore è che non voleva raccogliere dati per me. Qual era la conduttività elettrica in questo caso? Non lo so. Penso che dovesse essere bassa. Conduttività elettrica. E ha cercato anche un tappetino capillare usando un doppio tappetino per trattenere l'umidità, e penso di aver detto che penso che la cosa migliore per l'irrigazione è la sub-irrigazione, e lei è d'accordo con me. Questa è nella mia stanza d'albergo. Nella Repubblica Dominicana ho fatto uno studio sempre molto veloce con il Promix in un vassoietto e poi quest'altro invece con la fibra di cocco, e il primo giorno che ero nella Repubblica Dominicana li ho piantati e poi li ho portati proprio in macchina dappertutto. E poi potete vedere, questo significa che si può viaggiare, crescere, fare tutto da soli. Il problema è che c'era molto spazio, non c'era molto spazio nel veicolo, e quindi tutta la macchina era riempita di questi vassoi un po' dappertutto, sopra le valigie. Questo me lo sono portato in valigia, ha detto prima. Disse, non lo so perché questo. Io ho messo quello perché era un non disturbare, cioè non volevo che i camerieri toccassero le mie piantine. Quindi per i domenicani il costo con la fibra di cocco è decisamente inferiore rispetto al Promix. Il primo giorno i microortaggi, per esempio, ecco, i microortaggi ho scoperto che sono stati importati nella Repubblica Dominicana con grossi costi. In local microgreens.
E they were interested. No, assolutamente, quindi neanche i ristoratori e gli albergatori erano interessati nei micro ortaggi. E io penso che in questa regione la cosa più importante che dovete fare è quella proprio di coinvolgere le associazioni di chef. Potete fare questa indagine come parte della vostra ricerca, un questionario o qualcosa di simile? E adesso questo è uno studio che io ho condotto diversi anni fa, prima che la fibra di cocco venisse veramente usata come sostituto della torba e della perlite, io ho osservato la percentuale, perché stavo cercando proprio uno sostituto alla torba, e ho avuto il 50% di vermicolite numero 3. Ecco qua la vermicolite numero 3, e ho osservato. Attenzione, potete vedere che è una percentuale di fibra di cocco che aumenta da 0 al 50%, c'è un aumento leggero di spazio totale dei pori, una capacità del contenitore. Avete sentito parlare di capacità del contenitore? Forse c'è una parola diversa. Sarebbe la capacità di campo, che viene paragonata alla capacità del contenitore. Capacità, lui la paragona alla capacità di campo, quindi container capacity. Capacità per l'acqua, la traduciamo come capacità per l'acqua di contenitore. La porosità dell'acqua diminuisce. Porosità per l'aria diminuisce. Quindi osservando le proprietà fisiche. Ok, adesso diamo un'occhiata alle proprietà fisiche. Il volume di pori totale, cioè micropori e macropori. Ha la capacità idrica del contenitore, quindi si riferisce alla capacità dei micropori, cioè 60 micron. Micron. 60 micron, e invece in questo caso nella porosità dell'aria ne avremo molto di più, quindi in questo caso si trattiene più umidità, e qui invece riguarda la areazione. Quindi i micropori, abbiamo fibra di cocco, torba, vermicolite. Per i macropori, vermicolite, torba e fibra di cocco. All right, this is looking at the growth of questo tomato. Si occupa della crescita dei pomodori in 50% di fibra di cocco e laddove non c'è la concimazione presenna. Osmocoat è un concime a lento rilascio, e quindi l'acqua si diffonde in questa resina di plastica per osmosi, e il concime si dissolve e poi piano piano viene rilasciato. E poi invece qui abbiamo con e senza, attenzione, un concime settimanale per
In generale, la migliore resa con il costo più basso saranno questi due, sia con il ProMix o nel 50% di fibra di cocco e il 50% di sfaglio. Quindi, nel caso di preconcime, cioè presemina, o nell'altro caso con la soluzione settimanale, è molto difficile fare arrivare a un giudizio finale, perché questi numeri potrebbero essere diversi ma non significativi. Next slide, please. So my conclusion was that la mia conclusione è che quindi la fibra di cocco può sostituire la torba, il muschio di torba con un substrato al 50% di muschio di torba e 50% di vermicolite nel sostenere proprio la crescita della pianta, a condizione però che riceva un concime pre-semina a basso rilascio oppure un concime che venga somministrato in soluzione e settimanalmente. La crescita è simile rispetto a quella di un concentrato di torba perlite, cioè ProMix BX. Ci sono altri fattori che influenzano la crescita, che possono essere appunto il pH, la conduttività elettrica, la capacità di scambio cationico e poi abbiamo lì la percentuale CN. Okay, next slide. Another possibility is un'altra possibilità è la bagasse di canna da zucchero, soprattutto nelle isole dei Caraibi. Si trova molta canna da zucchero e ci sono moltissime, e infatti ci sono molte persone di colore nei paesi, nelle isole caraibiche, proprio perché erano stati proprio trasportati al tempo delle colonie per lavorare nei campi di canna da zucchero. Ecco, questa fibra viene, come potete vedere, proprio è la parte esterna, proprio è il residuo di estrazione della canna dopo che viene frantumata e spremuta, e viene chiamata appunto bagassa. So we went, e quindi ecco, mi vedete, sono là. We went to a sugarcane field. Noi siamo andati in un campo di canna da zucchero e l'abbiamo trovata lì nel campo, abbiamo trovato questi mucchi, però comincia a diventare compost, ma non ancora, si possono vedere ancora proprio c'è una alta temperatura e poi potete vedere ci sono dei ramoscelli, cioè delle foglioline, però attenzione. Dovete però se ci sono delle piantine che stanno crescendo, vuol dire che anche voi potete utilizzarla per i microortaggi. Quindi deve essere bella compatta e anche a una buona temperatura. Quindi quando si è trasformata in compost la si può utilizzare. In teoria, qualsiasi pithium, qualsiasi batterio viene ucciso in questo caso. Qualsiasi peronospora. Io in realtà non ho fatto delle ricerche in questo caso in dettaglio, ma è molto difficile importare del materiale come questo tra vari paesi, perché ci sono delle regolamentazioni abbastanza rigide in tal senso. Per esempio, se volete portare la Posidonia in Marocco è difficile, è molto difficile. You can do it. Dalla Germania importano le posidonie dal Nord Africa. The Germans could do it. I tedeschi riescono a farlo.
Okay, so if you could just read this. Quindi, mischiando la bagassa al 70% e la fibra di cocco in formato grossolano, si riesce a ottenere un buon substrato, perché la bagassa fornisce una tenuta dell'acqua, una notevole capacità di tenuta dell'acqua, nonché un rilascio lento dei nutrienti. Il cocco a fibre grossolane è invece molto importante per il drenaggio e per la reazione. You know, Italian is a beautiful language to listen to. L'italiano è una lingua meravigliosa da ascoltare, veramente come una musica. Next slide, please. One question. Yes. C'è una domanda. You say that the bagasse will release nutrients. Lei ha affermato che la bagassa rilascia i nutrienti. Quali? No, no, è semplicemente per mia conoscenza che so che i nutrienti che sono all'interno c'è una mineralizzazione, una nitrificazione, quindi vengono rilasciati. Qual è la dimensione delle particelle? Devono essere rimolate le particelle, sono troppo grosse al momento. Però con compost si può avere una bella composizione compost, dopo averla trasformata in compost, e poi alla fine ha proprio l'aspetto del terriccio. Now, this is another, questa è un'altra opzione, thing. Un'altra cosa. This is canaf, and questo this è il canaf, plus, canaf 50/50. E questo invece a metà e metà. This was a, cioè a, torba a, e canaf. Questo è di un progetto che io ho svolto, è chiamato Hibiscus cannabis. Cannabinus. Because it looks like cannabis. Perché è come la cannabis, si sembra cannabis. Non voglio dire cose strane like in streaming, ma non lo è, ma sembra. It's got a palmate leaf. Quindi ha delle foglie simili a quella della cannabis. Family. E poi guardate, fa parte della famiglia It's delle malvasie. From Africa that grows viene dall'Africa. 3 meters e cresce fino a 3 metri in un anno. Malvasia. Come l'ibiscus, la famiglia delle malvace. Malvasie è il nome latino, credo, malvasie. And the original use for this, l'uso originario, well, in Africa it's used for food, in Africa è utilizzato anche a scopo alimentare, ma in America è utilizzato anche per la fabbricazione della carta. L'idea era quello di salvare gli alberi. But I ground ma the stems. Io poi li ho ommolato. Well, first of all, you move the long fibers, cioè prima potete avere questa lunga fibra around the edge of the stem, and then intorno you take the middle allo of the stelo, grind it up. E poi nel mezzo dello stelo prendete la parte, cioè si prende la parte interna proprio dello stelo, e lo si molla. Vedete, le particelle sono abbastanza piccole. Next slide. And I looked at the physical properties. E poi ho dato un'occhiata alle proprietà fisiche, alla percentuale di kenaf nella torba per volume, e ho notato che lo spazio dei pori era sempre costante, ma la grossa differenza era nella percentuale di micro a macro. So these are the big pores, quindi the macro pores. Guardate, questi sono i macro pori, vedete, aumenta perché c'è maggiore drenaggio. Quindi c'è molta più aerazione, e macro pores, invece micro pores you have. Più aumenta e so più diminuisce invece la capacità di trattenere so l'acqua. Qui è troppo secco. Too dry. Troppo secco. So next. Let's see, what do we have here? Questi sono i pesi secchi Looking dei germogli. At weekly fertilization. Quindi una concimazione settimanale. One of the problems un altro problema del kenaf è che tende a perdere l'azoto attraverso una immobilizzazione
di microbi, e tende a aversi quando c'è azoto e carbonio in posizioni alte, percentuali alte. Quindi c'è un contenuto di azoto elevato e quindi l'azoto viene fissato con, però c'è l'immobilizzazione delle sostanze microbiche e quindi questo costituisce un problema. Quindi cerchiamo di superare questa immobilizzazione dell'azoto attraverso una concimazione settimanale oppure imbevendo il kenaf in una soluzione, quindi no sì per una concimazione settimanale, poi 0,0, 7500 e 15.000 milligrammi per azoto per litro. Penso che fosse nitrato di ammonio. In ogni caso abbiamo provato anche, guardate i risultati che ci sono qui, senza alimentazione liquida abbiamo 7500 che vi ha dato un buon risultato di 15,7 del peso secco, invece se c'è il diciamo il concime liquido, se usate l'incorporazione dell'osmocote con una preconcimazione, la risposta migliore è con 7 kg per metro quadro che vi dà una buona risposta di crescita. Quindi utilizzando o una soluzione imbevuta o un osmocote di presemina si può superare l'immobilizzazione dell'azoto. In che cosa ha imbevuto l'azoto? Io ho messo il kenaf, il substrato, in un altro contenitore e poi ho buttato dentro il concime. E più o meno una notte. How many hours? Non mi ricordo esattamente. Anche un paio di giorni. Ecologica, da un punto di vista ambientale, potrebbe non essere la migliore soluzione, perché ci possono essere delle perdite di azoto. E attenzione, una lisciviazione è una possibile contaminazione. Un altro componente può essere invece la lolla del riso fresca. Anche questo proviene dalla Repubblica Dominicana. Questa è quella fresca. E queste proprio sono la parte del guscio del riso esterno. Arisa sativa. E vengono proprio dalle zone di coltivazione del riso. This is burnt rice. Questo invece è carbonizzato. This is coir. Questa è fibra di cocco. And this is gravel. E questa è ghiaia. And I'm going to talk about each of these. But in America now they're però selling in America this stanno vendendo questo come PBH, cioè parboiled. Yes, parboiled hulls. Cioè la lolla parboiled. And parboiled means that the grain parboiled significa che i grani sono parzialmente cotti con l'idea di consentire l'estrazione facile dell'endosperma dei semi dal guscio, quindi può aprirsi e venire fuori il seme. Ok, next slide. Do you want to just read that? Sì, ok. Allora leggo la fibra di cocco sottile più la lolla di riso fresca. If you want, we can stop this. Okay. We are half near. All right. Ok, finisco allora.
la fibra di cocco sottile più la lolla di riso fresca, io propongo che questo sia un ottimo substrato per i micro ortaggi, probabilmente in una percentuale di 50-50, anche se è necessaria una sperimentazione in merito. Per le colture a lungo termine, infatti, la lolla di riso fresco si decompone. Per i micro ortaggi, invece, la decomposizione è minima durante il periodo di coltura. Le lolle di riso parboiled vengono usate sempre più come sostituto della perlite o della vermicolite proprio nei substrati commerciali di torba e perlite, proprio per le loro proprietà di drenaggio e di aerazione. Uno dei miei studenti attualmente sta sperimentando tali substrati con delle lolle di riso fresche o carbonizzate.